25 agosto 2016, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Come di consueto ci vediamo tutte le mattine per la rassegna stampa e lo faremo anche oggi con la lettura dei quotidiani. In realtà questa mattina abbiamo solo il Corriere Adriatico, abbiamo solo il Resto del Carlino, in quanto il Corriere Adriatico non è disponibile nel nostro touchscreen, nella versione PDF, ma è in edicola regolarmente, quindi lo trovate in edicola. Vedremo tra poco il sito internet del Corriere Adriatico. Allora, cominciamo con il santo del giorno. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Giuseppe Calasanzio, che è stato un sacerdote, il sole sorto alle 6.23 e tramonterà alle 19.56. Il tempo lo possiamo anche saltare, vi posso dire tranquillamente che dal punto di vista meteorologico il tempo continuerà ad essere buono fino alla fine del mese. Dicevo, andiamo a vedere invece adesso il Corriere della Sera, il Corriere.it. Dicevo, le ultime notizie sul terremoto, poi andiamo nelle pagine locali del Resto del Carlino. Se grave il bilancio delle vittime, 247 morti, molti purtroppo i bambini, la terra continua a tremare, 60 scosse nella notte. Terremoto, la striscia delle macerie nel cuore dell'Italia. Le bare sistemate al parco giochi del paese, un paese che non c'è più, paesi che non ci sono più, e poi qualche piccola storia, qualche buona notizia ogni tanto, con ritrovamenti anche dopo 17 ore dal terribile sisma. Una bambina è stata salvata dopo 17 ore e si scava alla luce delle lampade. Questo è il Corriere della Sera. Il Corriere Adriatico invece, andiamo a vederlo, eccolo qua: terremoto nelle Marche, bare e macerie, sale il numero dei morti, si scava ancora. Il reportage da Pescara del Tronto, questa è la pagina del Corriere Adriatico, che racconta anche altre storie. Marisol, per esempio, morta nel suo lettino, aveva soltanto 18 mesi, la madre era scampata al terremoto dell'Aquila, si era poi trasferita nelle Marche, il destino l'ha seguita e si è portata via la figlia di 18 mesi. A Pescara del Tronto si cercano ancora due bambine tra le macerie. Unità di crisi all'ospedale di Torrette di Ancona, attivato un numero verde. Il vescovo di Pescara del Tronto dice la situazione è disperata, ci sono punti pericolanti, massi sulla carreggiata, la Salaria verso la chiusura. E adesso andiamo a vedere la nostra i giornali cartacei, cominciamo dalla pagina di Pesaro del Resto del Carlino, il racconto di una quarantenne di Pergola, Serena Pala. Questa è la foto grande, la foto gigante sulla pagina dell'edizione pesarese del Resto del Carlino. Serena Pala che racconta la sensazione mostruosa, così la descrive, del terremoto. Lei si è salvata con i due figli dal crollo della casa dei genitori a Grisciano di Accumoli. E poi questa è la pagina principale, le pagine interne, andiamo a vedere quella sulla pagina nazionale. Il vescovo di Ascoli, Monsignor D'Ercole, tra le macerie, ho aiutato e scavato a mani nude D'Ercole nei luoghi del sisma, ho benedetto i morti, un soccorritore in mezzo a tanti, ma con l'altro che è forse più gravoso compito di consolare e trasmettere quando possibile serenità attraverso la fede. Nella maledetta notte del terremoto tra Lazio e Marche, il vescovo D'Ercole ha indossato abiti più pesanti della consueta veste talare. Questo è il tempo della solidarietà della Chiesa verso i terremotati, ha detto D'Ercole. Anzi, Monsignor Zuppi, che è l'arcivescovo di Bologna, che ha pregato dal palco del meeting di Rimini per le vittime e i feriti del sisma, e ha concluso accennando anche al sisma dell'Emilia-Romagna. E crolli ci sono stati anche a Macerata, una donna invece è morta per lo spavento. Urbino, trema la cattedrale, è inagibile, alcuni stucchi si sono staccati dalle volte, al Palazzo Ducale tornano vecchie crepe, la basilica che venne ricostruita nel 1789 dopo che crollò per un violento terremoto si è dimostrata il monumento più fragile
e ci sono comunque nuove verifiche in corso. E poi, per quanto riguarda invece la catena di solidarietà che è partita anche già subito nella giornata di ieri, sia a Fano, Pesaro, ma un po' in tutte le località dell'Italia, oggi dalle 14 ci sarà una raccolta al San Decenzio, stiamo parlando di Pesaro naturalmente, dalle 14 alle 18 nel parcheggio del San Decenzio a Pesaro, una raccolta per le popolazioni terremotate, servono acqua, prodotti per l'igiene, vestiti e biancherie nuove, coperte e cibo in scatola, l'iniziativa del gruppo di protezione civile La Salamandra, e c'è anche il numero per le informazioni. È brutto dirlo, però siccome purtroppo non tutti hanno il cuore generoso, grande, e c'è sempre quello che ci vede dietro l'angolo, l'opportunità, la truffa e quant'altro, anche per quanto riguarda questa raccolta, non a caso c'è già la polizia nelle zone terremotate anti-sciacallaggio, significa che sta lì per vedere che nessuno entri nelle case distrutte per andare ad arraffare preziosi soldi e quant'altro. Quindi potete immaginarvi se c'è gente che va lì, sciacalli che vanno lì a prendere soldi nelle case distrutte o oggetti di valore, figuriamoci se non c'è gente che si fa scrupoli e si inventa raccolte strane pur di prendere soldi o quant'altro. Quindi l'invito che faccio io, ma che hanno già fatto gente più preparata di me e più titolata di me, è quello di dare soltanto a rappresentanti ufficiali, soltanto se dietro c'è un nome che ha una garanzia, tipo Caritas, eccetera, eccetera. Però ci sono anche, per esempio, come è successo ieri a Fano, i tifosi, i Panthers, che tutti noi conosciamo nella zona, quindi insomma, che continueranno anche oggi al Polvere di Caffè nella zona di Sant'Orso a raccogliere vestiti, scatolame, eccetera. Ecco, su questo non c'è nessun dubbio, chiaramente. Però ecco, facciamo sempre attenzione, perché non è mai. Poi c'è la Caritas, naturalmente, come ho già detto, c'è la Protezione Civile. Al CODMA anche oggi la Protezione Civile è disponibile per raccogliere indumenti, vestiario. C'è bisogno, c'è davvero tanto bisogno, però mettere in guardia non fa mai male, perché c'è sempre il furbetto dietro l'angolo, e allora questo è bene ricordarlo. Quindi tanta solidarietà, facciamone tanta, diamoci tutti da fare, però facciamo anche un po' attenzione. Niente, qua ancora sul resto del Carlino ci sono delle fotografie che appunto fanno vedere le crepe che si sono create dopo le scosse di terremoto, quelle soprattutto più forti della scorsa notte, e che hanno portato alla chiusura del Duomo di Urbino, e questa è la pagina del primo piano a pagina 7. Andiamo sulle pagine di Fano invece adesso, la pagina di Fano del resto del Carlino. In apertura, la città sui pedali. Sale sui pedali, sono partiti i lavori per la pista ciclabile. Il cantiere è in via Pisacane e via Lepiceno. Sempre più strade sono dedicate alle biciclette e alla mobilità sostenibile, e dunque qui c'è il sindaco, vedete, il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi con i tecnici del comune in via Pisacane, mentre a sinistra c'è la pista che è stata creata nella zona del porto di Fano. Ancora dalle pagine locali, dalla spiaggia per i cani sono spariti i confini. Enzo Maggi dice: e tanti li tengono senza guinzaglio. Un servizio che vi abbiamo fatto vedere anche l'altra sera nel nostro telegiornale, tra l'altro destando anche molto interesse. In tanti ci hanno scritto dopo quel servizio. C'è questo problema della spiaggia libera dei cani nella zona appunto dell'Arzilla, dove qualcuno si è lamentato perché i cani insomma stanno lì a girare senza guinzaglio, senza musaruole. Allora, mi aspettavo un grazie invece, è la richiesta di un bagnino che ha salvato una persona ai Bagninella.
questo Filippo Spadoni, ex bagnino, si è tuffato portando a riva mamma e bimbe terrorizzate. E si aspettava almeno un grazie. Stefano Cordella fuori dal carcere dopo 80 giorni, adesso si trova ai domiciliari. Il noto imprenditore fanese 48enne era finito in manette lo scorso mese di maggio. Il ladro delle ostie, le particole consacrate, 70 ostie consacrate sono state rubate e hanno rubato soltanto quelle. Siamo a Frontone, quindi un paese dell'entroterra, della provincia di Pesaro. Purtroppo non ci sono ancora notizie di queste 70 ostie consacrate rubate dalla canonica. Crescono a Frontone i timori per questo gesto, che è a tutti gli effetti un gesto sacrilego. Chi si è appropriato della pisside, quella che contiene appunto le ostie, poteva accedere anche ad altri oggetti di valore una volta all'interno della canonica. In realtà non ha preso nulla, non ha portato via nulla se non queste 70 ostie consacrate. Don Ivan Bellomarì, che è il parroco della chiesa, della chiesa di Frontone, appunto dal 2009, e che fa parte della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagliari e Pergola, insomma ha messo un po' di volantini anche lì nella zona per cercare di parlare direttamente con qualcuno, che magari con la stessa persona che ha compiuto questo gesto e atto sacrilego, nella speranza che la coscienza bussasse in qualche modo. In realtà questo non è ancora avvenuto, non si rende conto di quello che ha fatto, evidentemente saranno affari suoi. Io mi fermo qui perché non abbiamo il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico è in edicola, chiaramente, ma non ce l'abbiamo noi oggi fisicamente con il nostro touchscreen. Abbiamo visto poco fa il sito internet, chiaramente anche sul Corriere Adriatico di oggi tantissime pagine dedicate purtroppo al terremoto. Il Corriere e il Giornale delle Marche, ed è molto radicato soprattutto anche in quelle zone, quindi ha una copertura capillare di tutto quello che è successo in queste ultime ore in quelle zone, nelle zone terremotate. Non ce l'abbiamo nel PDF, lo avremo domani e quindi vi chiediamo scusa. Non c'è altro, questa sera noi ci vedremo alle 20.30 invece per il telegiornale Occhio alla Notizia. Per tutte le altre informazioni c'è il sito internet occhioalanotizia.it. Arrivederci.